C'è un modello circuitale molto efficace e semplice per spiegare il funzionamento del transistore bipolare. Un modello circuitale, quindi, che vuol dire un piccolo circuito che tiene conto in pratica delle cose che abbiamo detto finora, in modo molto molto semplice. Dunque, costruiamolo insieme. Questo è stato un lavoro importante, un articolo importante con cui è stato presentato questo modello, perché in effetti è stato uno dei primi che ha consentito di capire tanti aspetti del funzionamento del transistore, tornava bene con gli esperimenti. Dunque, che cosa si fa? Semplicemente questo, si dice, vabbè, tra base ed emettitore c'è una giunzione. E lo rappresentiamo con un diodo attraversato dalla corrente che chiamiamo I e D, quell'E serve a ricordarmi che questo è il diodo di emettitore, come teniamo conto del fatto che la corrente in realtà non si ferma, la carica non si ferma in base ma finisce fino al collettore? Ne teniamo conto mettendo qua un generatore di corrente controllato di valore alfa F I e D, dove alfa F è una quantità positiva minore di 1. E mi dice semplicemente, guarda che una porzione alfa F della corrente tra base e emettitore passa, finisce in realtà nel collettore, che è quello che vi ho detto a voce in pratica. Questo alfa F in realtà è un numero che nella maggior parte dei casi è molto vicino a 1. Quasi tutto finisce nel collettore. Chiaramente il resto va nel contatto di base, nel terminale di base. Poi, come continuiamo a diverse mol, e mi dice, vabbè, però guarda, è vero anche l'opposto. Io ho un'altra giunzione anche, ho una giunzione tra base e collettore, un altro diodo, e io questa giunzione dico che è attraversata da una corrente ICD che dipende dalla tensione a capi del diodo, ovviamente, e anche là, se passa una corrente da base e collettore, una gran parte poi di questa corrente andrà a finire nell'emettitore, perché la situazione si ha anche rovesciando i ruoli. Quindi anche qui io avrò che nell'emettitore passerà una corrente alfa R ICD, dove alfa R è la porzione di corrente tra base e collettore che finisce nell'emettitore. Anche alfa R sarà un numero compreso tra 0 e 1. Okay? Quindi I e D avrà l'espressione della corrente in un diodo, quindi sarà la corrente di saturazione del diodo di emettitore per E alla VBE su VT meno 1, dove VT, vi ricordate, è KT diviso Q, e ICD sarà uguale a ICS, la corrente di saturazione di diodo collettore, per E alla VBC diviso VT meno 1. Ok? Quindi VT è KT diviso Q. In pratica qua ho considerato uguale a 1 il fattore di idealità che è ragionevole per una giunzione di un bipolare. Senza stare. Vabbè, in generale perché sono giunzioni con drogaggi elevati, quindi in generale se il drogaggio è elevato eta si può mettere a 1. Quindi il modello è tutto qua, non c'è nient'altro da considerare. In pratica io posso scrivere il sistema di equazioni che in pratica è 1 a 1 corrispondente al modello. In pratica cosa faccio? Beh, devo chiamare questa corrente di emettitore, questa la corrente di base, questa la corrente di collettore. Per comodità ora le definisco tutte entranti e quindi avrò che IE, com'è che descrivo in tre espressioni questo circuito? Beh, vedete, scrivo IE uguale a meno IED più IE,
alfa R ICD, IC è uguale a meno ICD più alfa F I e D, e poi IB più IC più IE è uguale a 0. Queste tre equazioni descrivono il circuito. Ho scritto le equazioni al nodo di E, al nodo di collettore, poi a tutto l'insieme di taglio che comprende tutto il circuito. Va bene, questo è il modello di Ebersen-Moll. Io lo analizziamo adesso con calma per vedere che effettivamente le cose tornano. Notate, un modello con quattro parametri. I parametri quali sono? Si vede bene, alfa F è un parametro che va determinato, alfa R, IES, ICS. Quindi alfa R, alfa F, I, E, S e ICS. Tutto qua. Questo alfa F è molto tipicamente molto vicino a 1, va tipo 0,99, 0,995, cioè numeri molto molto vicini a 1. Alfa R invece è tipo 0,5, 0,6, molto lontano da 1. Non è così vicino a 1. In pratica è una struttura generale, non è esattamente simmetrica, quindi alfa R è molto più piccolo di alfa F. L'altra cosa che c'è da dire è che questi quattro parametri non sono completamente indipendenti. Di fatto, una volta che ho determinato i tre, il quarto viene determinato automaticamente. Okay? Quindi di questi quattro parametri solo tre sono indipendenti. Disegniamo un modello di Ebersen-Moll con i diodi e generatori e ci mettiamo in alcune polarizzazioni utili nelle quali si capisce bene il significato di quei parametri. Allora, questo è IED, questo è ICD, questo è alfa F IED. E questo è alfa R ICD. Ok. Allora, mettiamoci nella situazione di VBC uguale a 0. Ok? È una situazione di comodo. Quindi VBC uguale a 0, che cosa vuol dire? Che stiamo mettendo in cortocircuito base collettore e di fatto abbiamo messo una tensione nulla tra a capi del diodo di collettore, e questo vuol dire che ICD è uguale a 0. Ok, allora in questa circostanza, se ICD è uguale a 0, alfa R ICD è uguale a 0 anch'essa, e quindi se io scrivo la corrente IE mi viene I con E uguale a meno IED. L'altro termine è sparito, ma IED è uguale a meno IED è uguale a meno IES per E elevato a VBE su VT meno 1, come abbiamo detto. Va bene. Analogamente, la corrente di collettore IC è uguale a alfa F IED, che vuol dire meno alfa F per IE. E quindi si capisce qual è il significato di alfa F. Alfa F
non è nient'altro che il rapporto tra corrente di collettore e corrente di emettitore in modulo, perché alfa F è una quantità positiva, quando la tensione tra base e collettore è uguale a zero. Okay. Questo si chiama in italiano guadagno di corrente, perché è un rapporto tra due correnti, guadagno di corrente diretto, perché la giunzione base-emettitore è polarizzata direttamente in cortocircuito, di cortocircuito, perché tra base e collettore c'è un corto. Quindi alfa F è il guadagno di corrente che ottengo se metto la base e il cortocircuito, la base e il collettore in cortocircuito, e polarizzo direttamente la giunzione base-emettitore. Ok? Questo è il significato, come dire, fisico di alfa F. In inglese si chiama forward short circuit current gain. Ok, il significato di alfa R è praticamente analogo, basta mettersi nella condizione opposta. Ora, in generale, il transistore è pensato sempre per funzionare con la giunzione base-emettitore polarizzata direttamente e questa, la base-collettore polarizzata inversamente, in quella zona che si chiama zona attiva diretta che vi ho fatto vedere prima, no? Quindi questa situazione è un pochino più anomala, quindi vediamo IED alfa F IED, ICD alfa R ICD. Allora, stavolta che cosa faccio? Poniamo VBE uguale a 0 e VBC maggiore di 0, in modo che polarizziamo direttamente l'altra giunzione. Allora, se io metto VBE uguale a 0, chiamo questa IC e questa qui IE. Di nuovo, che cosa ho? Quando VBC è uguale a 0, ICD, no scusate, quando VB è uguale a 0, IED è nullo, va bene? E quindi posso scrivere, come ho fatto prima, IC è uguale a meno ICD, vedete esattamente la stessa espressione di prima, sono cambiati soltanto, ho cambiato soltanto C con E e viceversa, e poi IE è uguale a meno alfa R. No, aspettate, ho sbagliato il... meno alfa R ICD, col più alfa R ICD. Vuol dire che IE è uguale a meno alfa R IC. Quindi, di nuovo, si capisce cos'è alfa R. Alfa R è il modulo di IE su IC quando VBE è uguale a 0. Ora dovrei aggiungere anche VBC è polarizzata direttamente, ma insomma non è necessario. Questo si chiama, come prima, guadagno, stavolta inverso. Si chiama inverso semplicemente perché di solito la giunzione base-collettore è polarizzata inversamente e qua invece è polarizzata direttamente, di corrente di cortocircuito. In inglese è reverse, ed è il motivo, questa R qui è il motivo del pedice R che si usa, come F dipendeva da forward. Se reverse, short circuit current gain.
Ok, quindi i quattro parametri sono guadagno diretto di corrente in cortocircuito, guadagno inverso di corrente in cortocircuito e le due correnti di saturazione dei diodi. Quindi abbiamo ricavato il significato di tutti. Ecco, allora con quello che sappiamo adesso possiamo andare a guardare un pochino più in dettaglio la zona attiva diretta. Dunque, la zona attiva diretta è la regione di funzionamento in cui la giunzione base-emettitore è maggiore di zero, quindi scusate, la giunzione base-emettitore è polarizzata direttamente, cioè la QB è maggiore di zero, e la giunzione base-collettore è polarizzata inversamente, cioè la VBC è minore di zero. Che cosa succede? Beh, insomma, non è che succede niente di che, perché in pratica sono situazioni che analiticamente abbiamo già trattato, abbiamo visto qualitativamente che cosa succede, quali sono i flussi di corrente in zona attiva diretta, e la stessa cosa si deve vedere adesso dalle equazioni. Quindi qui abbiamo I e D, questo è alfa F, I e D, e poi abbiamo dall'altra parte, ecco, questa è la cosa importante, qui c'è il diodo di collettore che è polarizzato inversamente. Questo segno. In pratica abbiamo che poiché VBC è minore di zero, la corrente ICD è praticamente, beh, scriviamo un attimo l'espressione perché così diventa più chiaro, tanto poi non è più necessario farlo. IC è uguale a ICS per E alla VBC su VT-1. Se VBC è negativo, questo è negativo abbastanza negativo, ecco, negativo ma non troppo piccolo, quell'esponenziale va a zero e quindi ICD è praticamente meno ICS. Ok? Questa è la cosa importante che succede in zona attiva diretta, che in pratica la corrente nel diodo di collettore è soltanto la corrente di saturazione inversa. Quindi quando scrivo l'equazione di Ebers e Mol, che cosa succede? Beh, mi metto qua, questa è la corrente di collettore, questa è la corrente di emettitore, questa è quella di collettore. Allora qui scrivo che IE, abbiamo visto, è uguale a meno IED più alfa RCD, ma alfa RCD vuol dire meno ICS, quindi meno IED meno alfa R ICS, ok? E IC è uguale invece a alfa F IED meno ICD, che vuol dire, meno ICD, facciamo con calma, alfa F IED più ICS. Allora, io che cosa posso fare? Bah, potrei prendere questo IED da qui e sostituirlo qua dentro. Ok? Allora, facciamo tutto un unico passaggio senza farla tanto lunga. IC è uguale ad alfa F, al posto di IED posso mettere, faccio mentalmente, estraggo IED, mi viene IED uguale a meno IE meno alfa RCS. Quindi qui ci scrivo meno IE meno alfa R ICS, più ICS. Quindi questa espressione mi torna. Io a questo punto faccio la seguente cosa. Raccolgo IE. Allora, IE mi ricordo che è uguale, meno IE, vi ricordate, è uguale a IB più IC. Perché IB più IC più IE fa 0, se faccio questo insieme in taglio, quindi meno IE sarà uguale a più IB più IC. Quindi qui mi viene
alfa f ib più alfa f ic più ics che moltiplica 1 meno alfa f alfa r. A questo punto io posso concludere portando i c di qua e scrivendo i c in funzione del resto. Allora facciamo mentalmente, se porto i c di qua mi viene i c per 1 meno alfa f, e quindi divido tutto per 1 meno alfa f e mi viene, vabbè, facciamolo con calma così vi rimane il passaggio, i c per 1 meno alfa f uguale ad alfa f ib più ics che moltiplica 1 meno alfa f alfa r. Ah, questa quantità di solito si chiama IC0, per cui questo è alfa FIB più IC0. Quindi andando avanti, esplicito in IC, mi viene IC uguale, ecco questo è quello che volevo, alfa F diviso 1 meno alfa F per IB più IC0 diviso 1 meno alfa F. Questa è l'espressione. Tutto questo termine di solito si chiama beta F. Beta F è il guadagno di corrente diretto in configurazione emettitore comune. Beh, questo è il nome completo. Chiaramente è una, siccome alfa f è minore di 1 ma è positivo, è una quantità che è maggiore di 0. Però poiché alfa f, vi ricordate, abbiamo detto può essere anche molto vicino a 1, quindi il denominatore può essere piccolo. Supponiamo che alfa f sia 0,99, quindi viene 0,99 diviso 0,01, quindi beta f viene 99, cioè può essere un numero anche molto alto, ok? E questo è un numero, diciamo, maggiore di 0, che può arrivare anche a qualche centinaio. Si vede bene se alfa f diviso 1 meno alfa f è beta f, questo 1 diviso 1 meno alfa f è 1 più beta f. Ma, insomma, conto semplice, non vale la pena di farlo, magari fate una verifica voi, ma questo posso scriverlo così, ic è beta f b più beta f più 1 per ic 0. Questo è il conto, è il risultato finale. Vale in zona attiva diretta, ma è quello che volevamo. Perché? Perché IC0 è piccola. In pratica IC0, avete visto, è una corrente di saturazione inversa per, questo diciamo l'ho introdotto prima qui, no? È una corrente di saturazione inversa, questa qua, che moltiplica un coefficiente che è positivo e più piccolo di 1. Quindi, insomma, di fatto è una cosa che è grande come una corrente di saturazione inversa, quindi è molto molto piccola. Se la corrente di base la facciamo un po' più grande, cioè ben più grande di una corrente di saturazione inversa, beh, allora in pratica il secondo termine si può trascurare rispetto al primo, ed è quello che succede nella maggior parte dei casi. Basta semplicemente, scrivo qui in pratica, scegliamo della corrente di base non piccolissima e quindi ottengo che IC è uguale a beta FB. Okay.
perché mi piace questa relazione? Perché questa è la relazione di un generatore di corrente controllato a corrente. Ok? Questo è un generatore di corrente, e è lì che volevo arrivare, no? Controllato a corrente. Quindi, se il transistore bipolare viene polarizzato in zona attiva diretta e se la corrente di base non è proprio piccolissima, allora il transistore bipolare si comporta come un generatore di corrente controllato da corrente. Ok? Allora, e cosa vuol dire? La corrente di controllo diventa la corrente di base, la corrente di, e quindi il terminale di ingresso 1 che diventa il terminale di base, il terminale di uscita diventa il collettore e la corrente controllata diventa la corrente di collettore. Quindi in pratica, se questo qui, se questo è il simbolo del, se questo è il simbolo del transistore bipolare, io cosa faccio? Devo usarlo proprio in questo modo. Questa è la base, questo è il collettore, questo è l'emettitore. Ho la maglia d'ingresso che è fatta così per fare il disegno, voglio cercare di fare il disegno che vi ricordi con il generatore di corrente controllato a corrente. Quindi la corrente di controllo è quella di base e poi nella maglia di uscita la corrente è quella di collettore e qua devo mettere, ecco, questa è la situazione che assomiglia a quello che ho trovato, no? Questa è una cosa che mi spiega anche il nome del beta F, no? Perché è guadagno di corrente. Giustamente mi dice quant'è la corrente di uscita rispetto a quella d'ingresso, in configurazione emettitore comune. Vedete qua, perché l'emettitore viene usato come nodo comune della maglia d'ingresso e della maglia d'uscita. In quel senso si dice configurazione emettitore comune. Quindi, ricapitolando, e così concludo la lezione, il transistore bipolare si comporta come un generatore di corrente controllato.